Benvenuti su Eco Elettronica. È arrivata l'estate e con essa il caldo. Le temperature si alzano e la salute dei nostri computer si abbassa. Non preoccupatevi però, ci siamo qua noi a spiegarvi come affrontare a testa alta il caldo estivo. La temperatura esterna di per sé non è un grosso problema, ma lo diventa quando il nostro computer non è stato adeguatamente pulito e gli accumuli di polvere vanno ad intasare punti importanti per la circolazione dell'aria all'interno del case o della scocca dei notebook, causando un effetto serra che va ad aumentare ulteriormente la temperatura dei componenti. Il calore eccessivo all'interno dei nostri computer riduce le prestazioni, aumenta l'usura e la possibilità che si verifichino dei guasti, come comunemente succede alle schede video dei notebooks. Per ovviare a questo problema, occorre innanzitutto eseguire una semplice pulizia della polvere in vista e ricordarsi di non lasciare mai il nostro computer acceso appoggiato su superfici morbide o avvolgenti, come ad esempio divani o coperte. Inoltre, nel caso in cui non vi sentiste sicuri per farlo da soli, sarebbe ottimale rivolgersi ad un centro specializzato per una pulizia accurata dei componenti interni, pratica che noi di Eco Elettronica eseguiamo sempre sui computer dei nostri clienti dopo una riparazione o su richiesta specifica. Per maggiori informazioni o per richiedere assistenza, potete trovare il link al nostro sito nella descrizione sotto questo video. Ma come possiamo conoscere le temperature del nostro PC in maniera semplice e precisa? In nostro aiuto possiamo trovare sul web numerosi programmi in grado di darci queste informazioni, ma noi siamo ben felici di consigliarvi due alternative per farvi risparmiare tempo e fatica. Iniziamo con CPUID Hardware Monitor, un software gratuito che, come potete vedere, è in grado di mostrarci le temperature dei componenti principali del nostro computer e la velocità delle ventole. Ci permette di monitorare anche voltaggi, wattaggi e altri dettagli, ma questo al momento non ci interessa. La seconda alternativa, decisamente più completa e professionale, è AIDA 64, un software di diagnostica dal costo di circa 35 euro, che tra le tante funzioni disponibili permette anche di tenere sotto controllo le temperature. Ci basterà cliccare su computer, sensore, ed avremo comodamente risultati inviati da ogni sensore presente nel nostro computer. Come dicevamo, AIDA 64 offre molte altre funzionalità oltre al monitoraggio delle temperature, ma di questo ne parleremo meglio nel prossimo video, dove andremo a parlare più approfonditamente proprio di ciò che questo programma ha da offrirci. Alla prossima!